con la mano, ti fa sentire viva, potente, scalpitante. Mercury però non c'è più già da anni. Dopo il lancio di Ibiza, Barcellona diventa un successo. Freddy e Monzi continuano a sentirsi, si vedono di meno. Lui si chiude nei dolori della malattia che continua a negare per mesi e mesi. A Mercury pesa tantissimo non dirle nulla del virus. E un giorno, durante uno dei pochi incontri che riescono a ritagliarsi, Freddy trova il coraggio e le dice tutto. Non vuole che venga a saperlo dai giornali, così come non vuole che lo scopra quando sarà ormai troppo tardi. Ricordo ancora il modo in cui Freddy si è avvicinato e mi ha detto: «Sono sieropositivo». Gli ho risposto: «Ma sembri così forte». E lui mi fa: «Sì, ancora ce la faccio, ma non durerà a lungo. E voglio che tu lo sappia, perché dirtelo è un mio dovere». E gli ho detto: «No, Freddy, non è un tuo dovere. Ma sono felice che tu me l'abbia detto. Significa che siamo amici». Trincerata dentro i corridoi di Camp Nou, Montserrat Caballé si sistema i capelli, allarga un po' l'abito e inarca velocemente la schiena. Inizia a procedere verso l'entrata del campo, per quella che non le sembra un'eternità, ma un'uscita sul palco come tante altre. Senza Freddy, quell'esibizione ha poco senso. Anche se è Barcellona stessa a chiedertelo, non si guarda nemmeno intorno, procede dritta, senza interruzioni. Pensa: «Ma sì, facciamo pure questa». Termina qui un'altra puntata di Destini Incrociati. Sono Giacomo Zito. Se vi è piaciuta, date una valutazione su iTunes, su Spreaker o su Spotify. Abbiamo bisogno del vostro supporto. Andate sulla nostra piattaforma gliascoltabili.it ad ascoltare anche le altre serie. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa. Il sound design è curato da Sara Baricchione e Francesco Campeotto. La produzione è di Ilaria Villani. Tutto in esclusiva per gliascoltabili.it. Alla prossima!